Bella a tutti ragazzi e ben ritrovati in questo nuovo video, io sono Doc e oggi siamo qui per parlare di crediti, perché in molti, sotto molti video, mi chiedete sempre ma come fai Doc ad avere sempre tanti crediti per fare più o meno er cazzo che vuoi? Ebbene, oggi sono qui per fare questo video di getto, per dirvi le cose che so, bene o male, del mercato e per farvi anche capire un attimino quello che succederà a breve nel mercato, perché in molti parlano di crash del mercato e infatti molto probabilmente sarà così. Adesso andiamo nel dettaglio a spiegare. Sembro uno che parla nel TG, ma ci sta. Comunque, adesso andiamo nel dettaglio a spiegare quello che è successo nella vicenda. Comunque, andiamo a vedere quello che succederà nel mercato e come si fa effettivamente a non rimanere mai a corto di crediti. Bene, direi di cominciare subito, ma non prima di lasciare un bel like qua sotto e iscrivervi al canale, ovviamente. Mettete un commentino se avete ancora qualche dubbio, qualche cosa da consigliarmi, qualche cosa da dirmi, tutte quelle cose lì, cercherò di rispondere il più possibile, ok ragazzuoli? Passate anche nel link in descrizione perché si aggiornerà il blog con tutte le varie cose. Passate anche sul mio Instagram personale per mandarmi la vostra squadra se volete che l'analizzi e sull'Instagram del canale se volete rimanere sempre aggiornati. Bene, dopo tutta questa pappardella direi di cominciare con il video. Allora, la prima parte direi di concentrarla sul fattore crash del mercato. Allora, da quel che si può notare, molte squadre stanno perdendo valore a livelli esponenziali. La mia squadra, fino a poco tempo fa, fino a 2 giorni fa, valeva 320 milioni. Adesso è scesa di valore di ben 60 milioni. E come sta accadendo a me, questa cosa qui accadrà a molti di voi. E in molti si staranno chiedendo: ma perché? Allora, il perché è molto semplice, sta per arrivare l'evento grosso, quello del torneo della World Cup. Quindi, giustamente, dovrebbe uscire già giovedì o venerdì, appunto, adesso non mi ricordo esattamente il giorno, ma penso proprio giovedì. E da quando partirà quell'evento, giustamente tutti i prezzi subiranno un crash importante. E adesso andrò anche a rispondere a molte domande come mi sono state poste, come appunto è utile comprare Agi, come è stato più utile comprare Roberto Carlos per far crediti. Adesso andiamo a spiegare. Il crash del mercato, prima cosa, che cos'è? È un momento del gioco che praticamente abbassa i valori di tutti i giocatori di tantissimo. È già successo in questo FIFA Mobile, appunto, è successo quando c'è stato l'evento Rivals. Infatti, i prezzi erano scesi vertiginosamente di tantissimi giocatori, anche delle icone Prime e tutte queste cose qua, a dispetto di altre carte. Ma meno male si sono un attimino raddrizzati tutti i prezzi delle altre carte. Queste cose qua sono fatte e sono necessarie per far sì di ristabilire un certo equilibrio nel mercato, essendo che il mercato appunto è online. I crash del mercato servono appunto a riportare l'equilibrio nelle cose e avvengono nei vari periodi quando ci sono gli eventi più importanti, solitamente tipo il TOTS, tipo quest'anno l'evento Rivals e adesso con l'evento appunto World Cup. In molti hanno venduto tutti i giocatori, cioè perdendo potenze e tutte queste cose qua, cosa assolutamente non necessaria, perché non ha davvero senso indebolirsi così tanto per fare dei crediti. Pochi più crediti di quelli che poi si faranno effettivamente, per neanche sapere che tipo di giocatori ci saranno nell'evento. Saranno sicuramente più forti. Alcuni dicono che ci saranno anche dei 110 da prendere possibili. Ovviamente, però, mettendo i picci in teoria, se no il massimo in teoria dovrebbe essere 108 free to play. Però vedremo poi, giocando appunto quello che succederà e quando uscirà l'evento. Il crash del mercato fondamentalmente è questo, è un momento dove si riequilibrano tutti quanti i prezzi e si ritorna a giocare più o meno normale, essendo che siamo già passati in FIFA Mobile 23, perché in molti mi hanno chiesto, ma siamo già in FIFA Mobile 23, raga, sì, perché ci sono le nuove carte rosse, si chiama ancora FIFA Mobile 22 perché appunto c'è ancora il coso della World Cup in atto, ma quando penso finirà l'evento World Cup, quindi a dicembre, tutte queste cose qua, cambierà anche il nome in FIFA 23, perché appunto la World Cup è del 2022, solo per quello, ma bene o male siamo già nel 23 perché sono uscite le nuove carte rosse con le nuove gen e sono le gen di FIFA 23, quindi siamo già in FIFA 23, raga. Non si resettano le squadre, non succederà niente di quello che avevamo predetto, perché bene o male hanno cambiato quello che facevano, che devono fare, hanno allungato semplicemente la stagione e hanno fatto semplicemente un aggiornamento grosso per cambiare da 22 a 23, ma rimanendo con le stesse squadre. È una tattica che hanno
hanno già adottato nel FIFA Mobile cinese, per esempio. Questa qui è già stata fatta già l'anno scorso in FIFA Mobile cinese e anche gli anni prima, e adesso l'hanno adottata anche in questo. Molto molto semplice, ci sta, perché si andrà avanti fino al 120 di gen con i giocatori come l'anno scorso. Bene, detto questo, adesso andiamo a capire esattamente, tipo, la classica domanda: come faccio a far crediti, a fare una compravendita adesso? Allora, adesso, ragazzuoli, purtroppo devo darvi questa brutta notizia, non è possibile. Perché, per esempio, adesso io vi faccio un esempio molto molto classics, allora ve lo faccio con Roberto Carlos. Allora, Roberto Carlos era arrivato a valere appunto 22 milioni, ok? Quando c'era il suo pass nello scorso mese. Aveva senso comprarne uno o due per poi aspettare e poi rivenderlo appunto sui 30 milioni. Avreste fatto 6 milioni e 6 milioni, perché c'era la commissione della cosa che vi toglie dei crediti. Quindi avreste fatto 12 milioni semplicemente tenendo due carte lì ferme per 2-3 settimane, ok? Questa cosa adesso non è possibile perché si sta avvicinando il crash del mercato. E molti mi hanno chiesto: posso fare la stessa cosa con Agi? No. Molto semplicemente no, perché prima cosa c'è già anche un altro COC 105, c'è Badge, che è una T, però non importa, e più o meno lo si usa sempre in quel ruolo lì, e quindi ci sono tantissimi giocatori, c'è Neymar e cose del genere, quindi già solo per quello Agi non avrebbe avuto un valore così elevato come Roberto Carlos, non avrebbe avuto una ripresa così alta, ok? In secondo luogo, adesso ci sarà il crash del mercato, quindi i prezzi si stabilizzeranno o scenderanno un pochettino di alcuni giocatori, soltanto i giocatori veramente rari, quelli che ci sono poche carte in circolazione, manterranno un livello di crediti abbastanza alto. Ok? Questa qui è la spiegazione che vi volevo dare. In questo momento non è possibile fare compravendite, ok? Detto questo, raga, che cosa allora? Perché io più o meno sempre crediti? Allora, la tattica per avere sempre crediti e fare più o meno quello che si vuole è semplicemente giocare bene gli eventi. Tutte le persone che giocano bene gli eventi fondamentalmente hanno crediti a iosa. Cioè, bene o male, in quest'anno che le carte non si uccidono per metterle sopra le altre, cioè che il grado di allenamento si può cambiare, maledetti corrieri di Amazon, o quando sei successo o quando stai facendo qualcosa di importante devono scriverti, vabbè. Ci sono, raga, ci sono. Allora, dove eravamo rimasti? Praticamente giocando gli eventi, molto semplicemente, si potrà avere sempre crediti, perché per esempio io adesso ho cambiato tanti giocatori. Per esempio adesso avevo Tonali, ok raga, che ho venduto. Perché? Perché ho fiutato un'occasione. Petit è sceso di tantissimo e quindi ho detto: vendo Tonali e cerco di comprarmi Petit, che almeno è un'icona prime, manterrà un valore più elevato rispetto ad altri, ok? È un investimento. Poi sono riuscito a comprare anche Bailey, adesso vedete, ho già cambiato di nuovo tutti i giocatori praticamente. Non c'è più Varane, ho messo Bailey, che è comunque abbastanza forte. È un po' più lento, ma è molto più fisico, e mi serviva uno molto più grosso, e ci sta dentro, lui è veramente grosso in campo, e fa il suo. Comunque qual è il discorso? È che avendo sempre i giocatori degli eventi, ok, per esempio adesso io c'ho ancora Lewandowski, Anthony, Messi e Carlos, Montiel e Flecken, che potenzialmente sono quelli più scarsi e quelli che sono vendibili, e tutti loro hanno comunque dei valori abbastanza interessanti come crediti, ok? E li ho presi tutti dagli eventi, fondamentalmente. Basta giocare tanto gli eventi e riuscire a fare un interscambio vantaggioso quasi sempre, perché appunto si riesce sempre a fare una compravendita abbastanza immediata per avere il giocatore migliore, ok? È abbastanza semplice, cioè prendete il giocatore dall'evento, ve lo tenete, ve lo sfruttate, appunto nel frattempo gli altri che prendete saranno superflui, fate crediti. Cioè, per esempio, io non è che da ogni evento prendo e metto tutti i giocatori. Per esempio adesso di Champions io ne ho messi soltanto due, ho messo Messi e Bailey, ma ho preso anche Alaba e un altro, l'ho venduti, ok? Ho venduto anche l'altro 101 della UEFA, ho venduto altra gente e ho fatto un tot di crediti, quindi ho guadagnato. Ho soltanto fatto due innesti dentro la mia squadra, ho guadagnato crediti e sono riuscito a comprare il Tonali che mi serviva per poi rivenderlo adesso, che comunque è risalito un pochettino, perché per esempio io l'ho comprato a 29 milioni, adesso l'ho rivenduto a 34, quindi c'è stato un bel guadagno, cioè un bel guadagno, 2-3 milioni in realtà, niente di esagerato, però ho avuto un guadagno che adesso mi servirà per andare a prendere Petit, se c'è ancora in vendita. Ieri sera c'era in vendita il caro Petit, adesso non so se c'è. Comunque ritiriamo i nostri soldini qua. Andiamo a vedere se c'è il nostro caro Petit e vediamo se è in vendita, più che altro.
Non c'è più in vendita, però vedete, è sceso ulteriormente. Quindi, bene o male, io potrei fare un'offerta a 73 milioni e se qualcuno me lo sgancia, io me lo prendo molto volentieri. Con quei soldi lì mi rimarrebbero ancora 16 milioni, poi appunto avrei Bissoma che non vale niente da rivendere adesso, però appunto rimango con 16 milioni all'attivo e mi deve ancora entrare Van der Sar, Flecken, poi non sarà ancora fattibile venderlo, ma più avanti lo venderò e ancora qualche giocatore da vendere per fare un totale di 30 milioni in circa e rimarrò con 30 milioni all'inizio dell'evento World Cup. La cosa fondamentale è che la compravendita va fatta quando volete farla. In certi momenti, ok, ragazzuoli? Se volete, vi faccio poi dei video esplicativi quando farli. Tanto adesso non ha senso farlo perché c'è il crash del mercato e non c'è nessuno da fare compravendita al momento perché tutti i prezzi sono in discesa, ok? Quindi al momento non c'è nessuno da fare effettivamente compravendita. Però, se volete, appunto, possiamo fare degli episodi dedicati quando ci sarà l'opportunità, ok? Fatemelo sapere qua sotto nei commenti, ok, ragazzuoli? Questa qui più o meno è la spiegazione di come si fa crediti facilmente, di cosa succederà adesso col crash del mercato e quello che si potrà fare col calcio con la compravendita, ma non adesso, cioè la possiamo fare nei prossimi video e quindi ve li spiegherò nei prossimi video. Fatemi sapere se volete appunto dei video ulteriori sul mercato che vi servono per magari capire cose del genere. Se vi è sembrato utile questo video, ovviamente lasciatemi un like, scrivetemi un commento e iscrivetevi al canale se non l'avete già fatto. Vi ringrazio di cuore per avermi seguito fino a questo punto del video e un ciao ciao da DocD e vi auguro una buona giornata. Ciao ciao!